Ciao a tutti, le metodologie didattiche sono sicuramente tante, ma un ruolo di rilievo è assunto dal cosiddetto cooperative learning. Che cos'è? È una metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, si aiutano reciprocamente per raggiungere obiettivi comuni. In questo tipo di metodologia, l'insegnante assume un ruolo di facilitatore e organizzatore dell'attività, quindi cosa fa? Strutturare l'ambiente di apprendimento, monitora i processi e poi va a valutare alla fine se effettivamente sono stati raggiunti gli obiettivi che si era prefissato. Per realizzare il cooperative learning si possono utilizzare diverse tecniche, una di queste ad esempio è il jigsaw, una parola che deriva dall'inglese, vuol dire puzzle, gioco di incastro, perché proprio come in un puzzle dove ci sono tanti pezzi che devono essere uniti per raggiungere l'obiettivo finale, anche qui cosa si fa? La classe viene divisa in gruppi che poi alla fine saranno riuniti per avere il prodotto finale. Come si opera concretamente? Allora, l'insegnante per prima cosa sceglie un argomento, poi comunica alla classe l'argomento scelto e divide la classe in gruppi di 4-5 persone. È importante che i gruppi siano eterogenei, all'interno di ogni gruppo ci sia un leader, quindi sceglie la persona che ha una maggiore propensione verso questo ruolo ed è importante anche che i gruppi non siano sempre gli stessi, cioè se io sto preparando questa tecnica a ottobre e poi la voglio riproporre a novembre, i gruppi devono essere cambiati, cioè non devono esserci sempre le stesse persone all'interno dello stesso gruppo. Comunque, fatto questo, quindi divisa la classe in gruppi di 4-5 persone, a ogni alunno viene assegnato un micro argomento. Quindi ipotizziamo che l'argomento scelto dall'insegnante sia la Seconda Guerra Mondiale. Ok, andiamo ad approfondire il ruolo che ha avuto ciascun paese all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Quindi nel gruppo 1 ci saranno 4-5 persone e ogni persona andrà a studiare un paese. Nel gruppo 2 stessa cosa, nel gruppo 3 stessa cosa e così via, a seconda poi del numero di persone totali della classe. Quindi per intenderci, nel gruppo 1 ci sarà Tizio che studia ad esempio la Germania, nel gruppo 2 ci sarà Caio che studia allo stesso tempo la Germania. L'insegnante assegna un tempo per lo studio individuale, quindi ogni alunno dovrà leggere e fare delle ricerche su quell'argomento, dopodiché bisognerà formare i gruppi esperti sull'argomento. Quindi abbiamo detto che Tizio ha studiato la Germania nel gruppo 1, Caio ha studiato la Germania nel gruppo 2, Tizio e Caio si confronteranno tra loro per approfondire l'argomento, quindi diventeranno esperti sulla Germania. Al contempo, gli altri alunni faranno la stessa cosa, ognuno poi per il paese che gli è stato assegnato. Quindi questo gruppo temporaneo di esperti si confronta, produce del materiale, ad esempio una mappa, uno schema su ciò che ha studiato, dopodiché ritorna nel gruppo originale. Quindi ognuno ritorna nel gruppo base e presenta ai compagni ciò che ha imparato. Così ogni gruppo iniziale saprà tutto l'argomento della lezione. Come detto all'inizio, ci sarà un leader per ciascun gruppo. Questo leader che compito ha di fare in modo che tutti collaborino, si confrontino, deve aiutare magari la persona che vede in difficoltà. Nell'ultima fase, ovviamente, il docente dovrà valutare che effettivamente tutti abbiano compreso la lezione.
e quindi può valutare, ad esempio anche avvalendosi di un test, le conoscenze degli alunni. Questa tecnica, così come un po' tutte le tecniche che vengono utilizzate nel cooperative learning, presenta dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Come vantaggi sicuramente possiamo pensare al fatto che incoraggi l'ascolto attivo, perché l'alunno diciamo impara quella parte della lezione, la spiega agli altri alunni e quindi che sono costretti tra virgolette ad ascoltarlo per imparare e apprendere quanto lui ha approfondito. C'è un coinvolgimento degli alunni, collaborano tra loro e c'è soprattutto una responsabilizzazione dell'alunno, perché diventa responsabile dell'apprendimento degli altri membri del suo gruppo. Quindi io ho studiato la Germania, devo far sì che gli altri comprendano cosa ha fatto la Germania, che ruolo ha avuto all'interno della guerra, cioè durante la guerra. Lo svantaggio di una tecnica del genere, così come in generale del cooperative learning, può essere la generazione di gerarchie di influenza, cioè chi è più competitivo potrebbe prendere il sopravvento su chi magari è più introverso, quindi l'insegnante deve monitorare tutto il processo per fare in modo che poi non ci siano solo due persone che lavorino o comunque dirigano il lavoro, ma ci sia una cooperazione da parte di tutti. Un'altra tecnica di cooperative learning, forse meno conosciuta rispetto al Jigsaw, è Think, Pair, Share. Allora, in cosa consiste? Praticamente diciamo, è formata da questi tre step. Il primo step, definito come pensare, è quello in cui l'insegnante pone una domanda agli studenti e li invita a riflettere in silenzio sulle loro risposte da un certo tempo. Dopodiché si passa al secondo passaggio, cioè accoppiare, quindi l'insegnante mette in coppia, oppure se la classe è numerosa può prevedere dei piccoli gruppi di 3-4 persone e chiede agli studenti di confrontarsi sulle rispettive risposte. Dopodiché, ultimo passaggio è la condivisione, quindi condividi, l'insegnante sceglie uno studente da ciascuna coppia o da ciascun gruppo e chiede poi di condividere le risposte con il resto della classe. Quindi, come si può intuire, è sempre un metodo che consente di cooperare, di condividere, di confrontarsi con gli altri. Come accennato all'inizio, le tecniche di cooperative learning in realtà sono tantissime ed è compito dell'insegnante valutare quale possa essere più efficace all'interno della propria classe. Nell'ultima slide ho elencato giusto alcune delle tecniche, in tutte queste comunque c'è una suddivisione delle classi in gruppi, il docente ha sempre un ruolo di tra virgolette supervisore del processo, quindi coordina il lavoro, magari fa la suddivisione in gruppi, ha questa fase di valutazione finale, però non entra nel merito delle discussioni, quindi lascia che siano gli studenti a condividere le proprie idee.